viva! Dai, tutti! Tutti la lap dance, forza! Ballate così a tempo di pisellino e muovete il bacino! Oh, sì! Oh! Oh! Poi vogliamo finire o no? Ah. Ma io poi non ho capito, dopo tutte queste edizioni ci sta sempre qualcuno che non batte le mani. Oh. Tu non stai battendo le mani, hai capito? E le devi battere, hai capito? Lelli, sparo! Sparo l'alello, Lelli, sparo, sparo l'alello! Sparo l'alello! Ma vengo a letto, piglia a pugni! Pugnalo, Lelli, pugnalo, pugnalo, pugnalo! Io ti prendo a calci nella chiappe! Chiappolo, 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 Lelli, chiappolo! Ma guarda, non mi capisci, ma che sei, un ciuccio? Ciuccialo, Lelli, ciuccialo, Lelli! Oh. Ma tu stiamo concentrati, parliamo di lavoro. Dopo tutto questo tempo siamo ritornati a casa. Avete visto? Abbiamo visto, sì. Ebbene sì, però purtroppo la nostra assenza ha causato molte guerre. C'è in atto una faida. È vero, si stanno sparando tra di loro. Non è una faida, è una faida te. Ho detto che dobbiamo stare concentrati. Non c'entra. Dobbiamo pensare al lavoro. Va bene. Qua non dobbiamo scherzare, è molto pericoloso. In questa guerra dobbiamo stare attenti soprattutto alla polizia. È vero, la polizia ha dichiarato sui giornali che metterà il bastone tra le ruote alla camorra. Ma sa che ho fatto? Ho tolto le ruote da sotto la macchina. Voglio vedere adesso il bastone dove me lo mettono. Voglio vado a mettere le ruote da dopo sotto la macchina. Ma dopo? Dove vuoi il bastone? Stai qua. Vieni qua. Bastone, papà, il bastone. Stai tranquillo, ma a proposito, mo da un fatto passiamo a un altro. Ma scusate, ma chi di voi due ha sparato a Rocco Siffredi all'aeroporto? Sono stato io, perché? Ma perché? Che ti aveva fatto quel povero Rocco? A me niente. Tu hai detto vai all'aeroporto e spara a tutti quelli col pacco sospetto. Ehi. Ma questa doveva essere la mia battuta, la dovevo dire io. Ah, boh. Ma non ho capito, no? Dico, non ho capito, ti stai rubando le battute di Mimmo. Oh. Fai schifo. È per i tipi come te che i gruppi di cabaret si separano dopo 22 anni di onorata carriera. Fai schifo. È per i tipi come te che ricchi e poveri sono rimasti solo in due. Fai schifo. Tu sei un traditore. Fai schifo. Sagazzi e matematica, i comorroidi. Ma che hai fatto? E faccio tu quando dormendo perché te li rubi, hai capito? Ormai lo sanno tutti che sono i miei. Se le cose tu non le sai. Salle! Ma salle che significa? È un verbo intensante. Vabbè, tu i verbi li conosci? Sì, li conosco. Participio passato del verbo pettinare. Petting. Io petting, tu petting e lui tromba. Vabbè, se io trombo allora è conoscere. Scusa. Sì. Certo. Sta Don Pietro Savasta. Aiù. Ma che torniamo a Secondigliano. Don Pietro sta a Secondigliano. Già stiamo a Secondigliano. Sì. Secondigliano. Allora, visto che stiamo a Secondigliano, ci hanno pigliato tutte le carte per posto. No, ci hanno pigliato tutte quelle che ho nostra. Nostra. A botte è stata forte. Io quando mi hanno sparato ho battuto. No, capito, ma possibile mai che la botte è stata più forte del proiettile in fronte? Ma quello proiettile è entrato davanti e è uscito di dietro. Capito perché non è morto? Perché ha trovato un vacante. che sì, così per dire. Ma sei tutto scemo tu? Sì, tengo pure la patente. Don Pie! Yeah? Cominciamo con il citofono. Era c'è una canna bussata. Don Pie! Sono Lello. Dimmi. Don Pie, cosa dobbiamo fare? Che buono. Come? Siete Don Pie! Don Pie! Le decisioni le prendete voi. Dobbiamo risolvere il problema con un amico mio. Oh. Una volta che siamo a Secondigliano, qua ci troviamo davanti a un bivio. E in questo bivio o andiamo a destra, o andiamo a sinistra. O andiamo al centro. Scusate, quello è un bivio. Andiamo a destra o a sinistra? In questo bivio noi andremo al centro. E come si fa a chiacchierare? E tu? Tu lo sparerai? No. Lo sparerai alla nuca guardandolo negli occhi. E come si fa a sparare una rete a capo guardando negli occhi? Ma io te la citto prima, te lo sto dicendo, mo' è sotto tre. E sotto due. A botte siete forti. Non urlate per cortesia. Ma non urlate. Statevi calmi. Ma cosa fa? Ma certo! Dovete stare calmi, ricordatevi sempre che lui
è Don Pietro il Conquistatore. Oh. Se stiamo con lui sapete che cosa ci pigliamo? Accompagnamento. Bombi, chi è? Sì. L'idraulico. Mi hai chiamato l'idraulico? Non c'è nessuno, è lei! Si è rotto qualcosa? Sono io! E che te mi sa fare l'idraulico? Ma che faccio l'idraulico? Dobby, vi sto chiamando! Ho risposto. Perché per questa operazione abbiamo riunito tutto il gruppo di fuoco. Fuoco d'artificio, ma fa una cosa... No, il gruppo di fuoco mi ha sparato! Vengono tutti, okay. Tutti tranne uno. Chi è che non vuole venire? Peppo Clarkson. Perché, che ha detto? No, non vengo. Sentite il clacson, tenga macchina in seconda fila. No, non vengo. Vengo tutti.